Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e in questo video vi parlerò di un'altra famiglia di artropodi, appartenente stavolta però a un ordine che ho trattato veramente pochissimo, anzi una sola volta, e poi non ho più toccato. Sto parlando dei collemboli. Ma ovviamente non sono io se non devo andare a parlare di esserini minuscoli e sconosciuti, tanto per complicarmi la vita. Pertanto buttate via i soliti collemboli e date il benvenuto ai nelidi. Ma prima di tutto faccio un piccolo recap sulla situazione dei collemboli al momento in cui sto registrando questo video. Infatti, nel video in due parti sugli entognati avevo detto che i collemboli erano divisi in due gruppi, gli Artropleona e i Sinfipleona. Ora, a quanto pare, la situazione si è complicata, i sottogruppi sono diventati 3/4. I Sinfipleona sono rimasti praticamente invariati, mentre gli Artropleona sono stati divisi in due, gli Ipoduromorfa e gli Entomobriomorfa. E infine c'è una famiglia, una singola famigliola, che nessuno sa dove vada. Alcuni la mettono nei Sinfipleona, altri la mettono nei due gruppi che formavano gli Artropleona, altri ancora la mettono in un sottordine a parte tutto per loro. E sono proprio questi l'argomento di questo video, la famiglia Neelide. I Neelidi sono collemboli veramente minuti. Arrivano al massimo proprio a far tanto, sforzandosi il più possibile, al millimetro di lunghezza. Nonostante questo però sono diffusi praticamente in tutto il mondo, in una grandissima varietà di ambienti, ma soprattutto nel suolo o nella lettiera. Chissà quanti ne stanno camminando intorno a me in questo momento e non li vedo. Ad oggi le specie scoperte sono circa una cinquantina, ma il loro numero è in costante aumento, semplicemente perché sono degli esserini talmente piccoli e insignificanti che passano inosservati. Ad esempio, il genere Spinetorax è stato scoperto solo nel 2016 in Messico e successivamente rinvenuto anche in Vietnam, che c'è l'Oceano Pacifico in mezzo, quindi c'è molto ancora da scoprire in questo gruppo. I Neelidi hanno un corpo tondeggiante e di colore bianco o semitrasparente. Questo perché per lo stile di vita che conducono non è assolutamente necessario avere dei pigmenti. Inoltre tutte le specie sono cieche e hanno antenne molto corte rispetto al capo. Ma la differenza principale fra i Neelidi e gli altri collemboli sta soprattutto nella forma e nella disposizione delle setole sensoriali poste sulla fronte e sulle antenne. In sostanza queste setole corrispondono a grandi linee al nostro senso del tatto. Inoltre un'altra caratteristica è la forma della furcula, ovvero l'organo che permette ai collemboli di saltare. Come ho già detto, i Neelidi sono praticamente cosmopoliti e vivono nel terreno dal livello del mare fino anche a 3000 metri di altitudine. Alcune specie sono pure cavernicole. Insomma, abitano un po' in tutti gli ambienti in cui c'è dell'humus o comunque materiale organico. Pensate che una specie, il Megalothorax Sancti Stefani, è stato scoperto nelle catacombe di Santo Stefano a Vienna. Una cosa strana che ho notato è che in nessun documento, almeno in quelli a cui ho accesso, viene indicato di cosa si nutrano effettivamente questi animali, probabilmente per mancanza di informazioni riguardo alla loro biologia. Comunque, essendo animaletti del genere, suppongo che si nutrano semplicemente del detrito o di materiale organico in decomposizione. E con questo, anche questo video è giunto al termine. Spero vivamente che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto conoscere questi strani animali. In ogni caso, se volete approfondire, vi lascerò il link in descrizione di alcuni documenti che ho utilizzato per scrivere questo video e che di sicuro conterranno molte più informazioni piuttosto che quelle che sono riuscito a sintetizzare qui. Detto questo, io come al solito vi saluto e vi invito a mettere un mi piace al video o, se vi va, a iscrivervi al mio canale. Al prossimo video, ciao!